libero in mezzo al blu. Ho scelto il mare come elemento fisiologico e fluttuante di libertà per poter veleggiare liberamente nel contesto della colonna d'acqua, senza dover rendere conto a qualcuno, per non dover dipendere fisicamente e mentalmente da nessuno. Beh, nel mio specifico caso, quasi da nessuno. Non sono un pescatore subacqueo agonista, non sono un recordman dell'apnea profonda, non sono famoso come atleta di apnea dinamica in piscina, sono un chirurgo oncologo, nello specifico specializzato in chirurgia epatopidio-pancreatica e trapianto di fegato. Insomma, mi occupo quotidianamente da oltre 20 anni di cancro e cerco a modo mio, con ciò che la scienza, lo studio e le arti chirurgiche mi hanno insegnato, di fare del bene alle persone. Faccio parte, per vocazione, di quella sorta di eroi moderni, come ci definiscono ironicamente i media, ed ancora più attuali in questo triste periodo post-pandemico. Tuttavia, come tutti i supereroi, anche io possiedo una doppia vita, o meglio, un secondo volto che compone e completa la medaglia della mia essenza. La seconda faccia della moneta è rappresentata dalla pesca subacquea in apnea. Una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde dei tempi moderni, dove apparentemente le due differenti componenti sono in eterno contrasto. Da una parte, ciò che salva la vita, legato allo sviluppo delle tecnologie e delle tecniche mediche, che si oppone a quell'arte antica e primordiale di caccia ancestrale, basata su prelievi selettivi dal mondo sommerso, allo scopo di procacciare autonomamente e lealmente del cibo per la propria famiglia, per la propria comunità, per le proprie persone. Ebbene, queste due componenti apparentemente così differenti e concettualmente antitetiche, vita e morte, sono in realtà estremamente simili in molteplici aspetti, filosofia, istinto, metodo,
tanto da fondersi e confondersi in molti casi della mia vita. La tecnica dell'aspetto, oltre che rappresentare un'arte letale per i curiosi e territoriali predatori, in realtà è una metafora della vita che si ripropone nel regno animale. Non dobbiamo rincorrere sfacciatamente ciò che desideriamo, dobbiamo al contrario mostrare disinteresse e distacco. Sarà ciò che fortemente vogliamo a venire dritto verso le nostre braccia, attratto dal nostro magnetismo. Questa è la base della seduzione. Il gigante buono viaggiava con costanza e padronanza assoluta del proprio spazio vitale. Il suo corpo sinuoso e potente si muoveva lentamente nel blu, con la decisione di colui che sa di essere forte come una divinità. Il grosso occhio ruota verso il cacciatore che è stato avvistato prendendone le misure. In Thailandia gli apneisti catturano i pelagici a mezz'acqua. Anche in questo caso non è una strategia vincente quella di mostrare chiaramente le proprie intenzioni puntando diritto verso l'obiettivo. Il cacciatore esperto vira verso sinistra nascondendo il fucile, facendo esattamente ciò che la ricciola non si aspetterebbe. Finge di allontanarsi dal fulcro della traiettoria di collisione. La ricciola è spiazzata, resta esterrefatta, quasi attonita, una vera offesa di lesa maestà per aver dimostrato tanto disinteresse. Ancora una volta il binomio seduzione ed inganno sono il fulcro dell'azione. Questa volta è lei che si riporta in asse, portandosi in linea con quello strano e goffo bipede animale, nel tentativo di intercettarlo. Il silenzio è improvvisamente interrotto da un secco fragore. Il colpo parte preciso e letale e colpisce il grosso animale proprio sulla linea laterale, dietro la branchia, in un posto a tenuta solido e sicuro. E mentre i due corpi lottano per la propria salvezza, vengono avvolti da una spirale di onde, schiuma e bolle, come se fossero nel bel mezzo di una bufera di neve. Giugno 2021. Mio figlio mi ha chiesto un pesce da fare marinato, nello specifico una ricciola. L'abbiamo reso felice, credo. Bel pesce, 10 kg abbondanti. In questo mondo l'utilizzo di razionalità, studio, ricerca ed edizione ci hanno reso i predatori contrastati del globo terracqueo, pur a discapito delle nostre esigue dimensioni.
La cattura di questo splendido esemplare di cernia bruna è l'esempio di quanto tattica e strategia, come in chirurgia oncologica, siano la chiave per un buon successo. Questo serranide è stato avvistato in un posto noto e battuto dell'isola durante un lungo agguato, nel quale ho preferito non premere il grilletto per non ferire inutilmente un animale così maestoso, perdendolo per sempre dopo aver tradito la sua fiducia. Salgo sulla verticale del tuffo, ma perdo totalmente la posizione della tana, complici la grande corrente e la mancanza di punti di repere eclatanti nel contesto di un'anatomia del fondale apparentemente anonima. Segno comunque un punto sul GPS per identificare la zona a grandi linee e dopo molteplici tuffi vani torno a casa assai dispiaciuto. Nel corso della notte studio maniacalmente il video e identifico quattro particolari cruciali: la Poseidonia alla destra della tana, due pettini di mare in prossimità dell'uscio, la forma a parallelepipedo della roccia della tana e un piccolo masso tondo prima del buco. Il giorno seguente sono tornato, con sole a picco, dove avevo segnato sul GPS il waypoint. Sono bastati tre tuffi ad individuare con precisione chirurgica la dimora del nostro pesce. Il resto è storia. Dopo una cattura di questo tipo, per me, per quel giorno, la pesca è terminata. Il mare ha regalato tanto, non ha più senso insistere, bisogna sapersi fermare. Se pensate che la pesca subacquea rappresenti una semplice serie di brutte prestazioni atletiche apneistiche, vi sbagliate. Certe prede possono essere portate a casa solo grazie al nostro prezioso cervello. Ecco perché saremo sempre i predatori più pericolosi e letali. Allora, questo fucile apparentemente piccolo, 95 Predator, ovviamente è il fratellino del 105 Predator, ma il 95 Predator è riuscito a prendere sto pesce. Stefano, bravissimo, bravo, complimenti. Grazie. La mia faccia è del dottore. Lente, maestose ed inesorabili, le due regine dei carangidi sfilano sinuose e parallele, accanto alla grossa roccia, come se la forte corrente per loro nemmeno esistesse. Il dentice sottostante vacilla e mostra tuttavia la potenza di quella impetuosa massa d'acqua. La loro attenzione viene attirata dal battito costante del suo cuore, virando in tandem come due cacce in ricognizione. Improvvisamente sono agganciate
da quella sorta di inespiegabile psicocinesi chiamata comunemente tecnica dell'aspetto. Non si tratta semplicemente di una tecnica, bensì di una forma di sintonizzazione letale sulla stessa frequenza sensoriale. Quando la magia avviene alla perfezione, il cacciatore sa esattamente di avere già vinto sulla sua preda, diversi secondi prima di scoccare il tiro. Il grosso pesce resta attonito ed inizia una furiosa discesa che trascina tre volte il cacciatore verso il fondo, nel momento della delicata risalita, nel tentativo di estrarre l'asta dal suo corpo, proprio mentre egli stava guadagnando preziosi metri in risalita, nel tentativo di respirare. La feroce lotta dura alcuni interminabili minuti ed una volta inserita la mano all'interno degli immensi opercoli branchiali, l'animale finalmente si mobilizza, ponendo fine alle sue sofferenze. Λοιπόν, το βγάλαμε. Το μαγιάτι. Καλό ψάρι. Εξαιρετικό. Ε? Εξαιρετικό. Κάνε μερικές φωτογραφίες, Τζορτζ. Allora, qui il mangusta 115 ha colpito ancora. Mio figlio aveva fatto una sorta di prenotazione. Lui voleva un pesce. Mancava quel pesce. Trovami quel pesce. E quel pesce gliel'abbiamo preso. La ricciola. Wow. Bella, eh? È un pesce oltre i 15 kg, questo sicuro, perché non riesco a tenerlo neanche in mano. Grazie, quindi scusami, fammi capire, l'hai soffritto con timo, aglio, cipolla, timo, adesso lo sfumiamo col vino, bianco, sale, pepe, lo lascio senza pomodoro adesso. Senza pomodoro. Però quanto lo lasci prima che diventi soffolla la ricciola? Poco. Ma poco potente così? Passiamo. E l'ha impanato? Sì. E adesso fumiamo di vino bianco. Buono, perfetto. Bene. Stupendo. No, dopo tu stai male. Se stai male mi dà fastidio. Ah, la sminuzzi proprio così, eh? Perfetto, grande. Questo è olio o limone? Questo è limone. Tabasco, così ce lo ricordiamo. Ma tu hai fatto io qua male per farlo lavorare, io non capisco io, ma io ti ribellerei. Ognuno deve dare il meglio di sé, no? Cosa pensi che sei venuto a fare tu qua? Io a dormire, a dormire perché non mi reggo in piedi. Dotti e cerni vogliamo vedere. Sale, tabacco, allora da domani cominciamo ad prenotare i tavoli qua, Mauro. Questa è la bottiglia di champagne di Antonio Cirò che ci ha regalato e che gli ho promesso che l'avremmo fatta onorata a tavola seriamente.
Ciao Antonio. Il cacciatore si ventila in superficie, calma il suo cuore, riducendo la sua frequenza cardiaca che raggiungerà anche i 30 battiti al minuto, complice il riflesso vagale di immersione, adattamento fisiologico del nostro corpo alla stregua dei grandi mammiferi marini. La mente sgombra e libera da qualsiasi percezione negativa. Egli ripercorre mentalmente quelle che saranno le differenti fasi della discesa, dello sparo, della cattura e della risalita. Un ultimo grande respiro riempie al limite la sua gabbia toracica fino agli apici polmonari, rimuove il boccaglio, serra la glottide e dopo una poderosa capovolta inizia una lenta e silenziosa discesa. Dopo i primi 15 metri egli percepisce di aver raggiunto un assetto neutro che gli permetterà di scendere con sempre minor sforzo. Con l'avvento dell'inesorabile assetto negativo spinto dalla colonna d'acqua sovrastante, una volta avvistato il fondo, il cacciatore frena dolcemente, aprendo le pinne come una sorta di paracadute, portandosi a foglia morta sopra la grossa cernia bruna, riducendo al minimo la velocità aggressiva. L'apneista esperto di fronte alla preda rimuove dalla propria essenza qualsiasi forma di emozione, indipendentemente dalla tipologia di incontro che avverrà a ridosso del fondo. Svuota la propria anima per non allertare il pesce. Si immedesima talmente nella parte che probabilmente perde davvero interesse nei confronti del serranide che non percepisce alcun tipo di pericolo. La cernia sbianca istantaneamente, il colpo è fulmineo, non oppone alcuna resistenza, non si è nemmeno accorta di ciò che possa essere accaduto. La risalita del cacciatore avviene quindi in totale sicurezza, mentre osserva impietoso, col cuore calmo, la cernia risalire insieme a lui. Giorgo, to maga, to biasame. Chi lei? Non sa di capire. Teglio, teglio, povero. Έτσι να μιλάμε και ελληνικά, μην νομίζουν ότι, ότι είμαστε και Ιταλοί, έτσι. Allora, oggi è 6 luglio 2022, così almeno definiamo le date. Con queste pinne, da EVR molto belle del dottore, ma soprattutto il Mangusta, che devo dire 115, è un fucile pazzesco. Abbiamo preso qui il capitano. Pancione enorme, pescione bello grande, eh? Aspetta, aveva un polpo nella pancia. Stava digerendo davvero un gran pesce, gran pesce. Per cui ora si va però per dentici, eh. Quest'anno grande annata di pesce nero.
zuppa di cernia. Qui uno che di cernia se ne intende, ce l'abbiamo. Non di zuppa però. Ecco la testa della cernia. Il testone. Dante, com'è? Buona la cernia io. Viola. Metto la cernia. Buona. Magari vogliono assaggiare. La cernia stufata con le cipolle, una specialità di Schiato. Non so dove sia finita l'altra metà della cernia. Mauro, ci vogliono tutta. Va bene. Con attacchi sempre più ravvicinati e letali, come frecce d'argento dalle fauci lucenti, i denti ci spezzavano le file del branco delle monachelle, che schiacciate sul fondo, unite per sembrare più forti e per ridurre matematicamente il rischio individuale di essere divorate, si muovevano come una fisarmonica ad ogni aggressione subita, per poi riallinearsi stoicamente in attesa del prossimo colpo. In lontananza il carosello dei massicci fantasmi, dal cranio deforme e dalle scaglie splendenti, come leoni sfilavano in ordine dimensionale crescente, facendo sentire il boato delle possenti corde. Sul fondo, come se fosse uno spettatore disinteressato, giaceva quello strano essere umano, testimone distaccato di questo crudele spettacolo della natura, che quotidianamente si perpetuava su quel pianoro. Una sorta di reiterato rito tribale per la sopravvivenza tramandato negli anni, un banchetto cruento ed impietoso. Frammenti di castagnole giacciono a mezz'acqua, come resti della zampata di una tigre. La sagoma immobile nera dell'essere umano allunga leggermente il polso in avanti, mentre i denti ci si aprono per far passare il proprio sovrano, con timore e riverenza. Tuttavia questa volta il cacciatore ne esce sconfitto. Nessuno di quei dentici viene all'aspetto, nessuno cade nel suo tranello. E questo sarà l'ultima volta in cui ha visto questo spettacolare branco di dentici. Se mi venisse donata la possibilità di trascorrere gli ultimi 20 anni della mia vita a fare una sola cosa, non avrei alcun dubbio in merito alla risposta. Dare la caccia al dentice della vita. Vivere sul fondo del mare, trattenendo il respiro, godendo di quel piacevole e sano torpore che solo l'apnea può regalare, circondato da sguardi di occhi rossi iniettati di sangue, immagini di enormi canini e voluminose scaglie dorate, ancor più lucenti quando vi si riflettono i raggi di un tramonto avvolgente, al termine di una giornata in mare. Essere il predatore più pericoloso tra i più feroci predatori, perché in mare, a differenza che tra gli uomini di terra, valgono ancora delle regole e delle leggi della natura legate alla caparbietà, al coraggio, alla dedizione, all'istinto. Questo è e sarà il mio sogno. We'll be right back.
Aspetta che punti i piedi. Sta vivo ancora sto sedere. Vieni, vieni. Che punti i piedi. Dai, gemelline. Mita, vieni. Ciao a tutti. 23 giugno 2021. Oggi abbiamo preso Sua Maestà il tonno. Dei mari, brava! Ha fatto una battaglia furibonda, è stato bravo, onore al merito. Questo è un tonno serio, eh? Eccoci il re del mare, Dante. Viola, tu l'hai voluto, l'hai voluto ed è arrivato. Guardate la mano. Guardate l'occhio. Quanto è di sacco lasciare? È una spina, ma è molto grossa. Io sai, tranquilla che